mi chiamo Carmine Vornaca, ho lavorato agli scavi di Pompei, sto qua per una piccola testimonianza. Negli ultimi tempi si parla che a Pompei è stata fatta una bonifica per quello che riguarda l'amianto. Io posso testimoniare che nella mia squadra di lavoro, facevo il custode, sono morte diverse persone. Quello che mi fa ridere adesso, che stanno parlando dei corpi di quarti, ma quello dove stava era tutta Pompei. Io le posso testimoniare che anni fa, quando fu fatta questa bonifica, le strade di Pompei erano tutte diventate blu. Gli uffici dei dipendenti degli scavi di Pompei sono stati costruiti in Eternit. Per oltre 30 anni Carmine Vollaro ha lavorato come custode in quei container, poi si è ammalato di asbestosi. Per la soprintendenza non si tratta di una malattia contratta sul posto di lavoro. Con una lettera indirizzata al sindacato ha infatti comunicato che in quei container l'eventuale presenza di amianto risulta entro i limiti di legge. Io stesso ho avuto un problema, un tumore alla vescica nell'85, un altro alla gola nel 1988. Tumore maligno, sono io che ho parlato di amianto, ho presentato pure la pratica, ma loro non, per loro a Pompei l'amianto non esiste, non è mai esistito. Ad oggi sono 25 i dipendenti degli scavi morti per patologie tumorali e c'è il sospetto che l'amianto potrebbe essere stato sversato anche all'interno dell'area archeologica. A far nascere questo timore ci sono i due bandi di bonifica pubblicati dalla soprintendenza nel 2004 e nel 2012 e la selezione per la ricerca di una figura professionale che si occupi della gestione del rischio amianto. Il Ministero, hanno più volte sollecitato i sindacati, ha il dovere di spostare i dipendenti in una zona sicura, ma sono passati 30 anni e i loro appelli sono rimasti inascoltati. E l'ostinazione a tenerci qui, a fare degli interventi di ristrutturazione di questi edifici prefabbricati e non fare la ristrutturazione degli edifici demaniali. I cittadini hanno il diritto di essere informati e ancora di più i turisti che visitano gli scavi. Come ci spiega l'oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli, Antonio Marfella, in gioco non ci sono solo soldi, ma soprattutto la salute di visitatori e dipendenti. C'è una denuncia molto forte da parte dei lavoratori presenti, sia degli archeologi che dei custodi. E certamente noi non stiamo parlando di una fabbrica che produce Eternit o che comunque lavorava all'amianto. Stiamo parlando del più prezioso sito archeologico al mondo. Ad aprile, gli agenti della DIA di Napoli hanno verificato il corretto svolgimento dei lavori avviati nell'ambito del grande progetto Pompei, finanziato dalla Comunità Europea con l'importo di circa 100 milioni di euro. Un controllo che serve a impedire possibili infiltrazioni camorristiche nell'esecuzione delle opere. Il famoso sito di Calabricito, dove Acerra è stata declarata disastrata da diossina, dove si sono registrati picchi 10.000 volte di diossina rispetto al valore massimo registrato, è stato perché era un sito demaniale archeologico. Le tombe dei Sanniti sono state riempite di fossi di diossina. Questo è chiaro che è un segnale preciso che tutti i siti demaniali sono a rischio, ivi inclusi quelli archeologici. L'indagine, avviata dalla Procura di Torre Annunziata 3 anni fa, stabilirà se c'è un nesso tra le morti dei dipendenti e la presenza di amianto nell'area archeologica. Intanto è stato notificato un avviso di garanzia, come atto dovuto, alla soprintendente degli scavi Teresa Elena 54. Quel che è certo è che a Carmine e ai suoi colleghi è stato tolto qualcosa che nessuno potrà mai restituire. Certo, la salute non me la potranno più dare. Ho promesso a mio padrino che io morirò quando lui avrà 24 anni, dunque lui ha 10 anni, dunque ho intenzione di campare altri 14 anni.